conoscitiva sulle modalità applicative ai fini della verifica elettorale della legge 27 dicembre 2001, numero 459, sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Ringrazio il sottosegretario Scalfarotto per il suo tramite, la ministra Lamorgese per aver assicurato la più qualificata partecipazione del Ministero dell'Interno agli approfondimenti in corso nell'ambito dell'indagine parlamentare, considerato il ruolo cruciale svolto dal Ministero stesso nell'organizzazione di tutti i procedimenti elettorali. Avverto che il sottosegretario Scalfarotto è accompagnato dal prefetto Fabrizio Orano, direttore centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'Interno, di cui pure è prevista l'audizione, diciamo, a seguire, ma se è utile, anche, diciamo, insieme, congiuntamente con il sottosegretario Scalfarotto, in maniera che riusciamo a tenere un ragionamento a tutto campo, diciamo, anche in base alle eventuali domande che sono avanzate dai commissari. A questo punto darei senza indugi la parola all'onorevole Scalfarotto per svolgere la sua relazione. Prego, sottosegretario. Grazie Presidente Giachetti, onorevoli componenti della Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati. Il vostro gradito invito, insieme al prefetto appunto Fabrizio Orano, che è il capo del nostro elettorale, quindi diciamo la persona che più da vicino segue gli aspetti tecnici della materia, mi offre l'opportunità di chiarire alcuni aspetti della normativa vigente in materia di voto degli italiani all'estero. Presenterò qui una breve sinossi del procedimento, incentrando il mio intervento sui suoi snodi principali per fornirvene un'immagine aderente ai dati e alla prassi applicativa, non senza sottolineare fin d'ora che il procedimento in questione, per sua stessa natura e per il modo stesso in cui è stato disegnato dal legislatore, implica il coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni. Nel sottolineare che il Ministero dell'Interno garantisce da sempre che il voto dei cittadini italiani si esprima nella più stretta aderenza ai principi previsti dalla Carta Costituzionale, in particolare i requisiti di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto, esporrò anche alcune considerazioni sulle prospettive di riforma della materia, con particolare riferimento all'impatto derivante dal possibile impiego di strumenti tecnologici più flessibili atti a incrementare la partecipazione al voto. Ma partiamo dal quadro normativo. Con riferimento al voto degli italiani all'estero, come noto previsto dalla legge 27 dicembre 2001, numero 459, è stato riconosciuto ai cittadini italiani residenti all'estero, in attuazione dell'articolo 48, terzo comma della Costituzione, il diritto di voto per corrispondenza. Tale diritto è esercitabile nella circoscrizione estero per elezioni politiche generali e per le consultazioni referendarie in base agli articoli 75 e 138 della Costituzione. In particolare, la legge 459 del 2001, attuata con il regolamento di cui al DPR 2 aprile 2003, numero 104 e successive modificazioni, ha istituito la circoscrizione estero, suddividendola in quattro ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia, l'America Meridionale, l'America Settentrionale e Centrale, l'Africa, Asia, Oceania e Antartide. Per le elezioni politiche, la legge prevede che in ciascuna delle predette ripartizioni sia eletto almeno un deputato e un senatore. Ora, alla luce della riduzione del numero dei parlamentari disposta dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, numero 1, nella circoscrizione estero, a decorrere dalle prossime consultazioni politiche, saranno assegnate 8 seggi per la Camera dei Deputati e 4 seggi per il Senato della Repubblica. E questo significa che in ognuno di esse, quelle del Senato, essendo quattro e dovendosi eleggere almeno un senatore, le quattro circoscrizioni eleggeranno ciascuna un senatore. Questo ovviamente salvo eventuali modifiche legislative che il Parlamento vorrà intraprendere al fine di correggere la sproporzione in termini di rappresentatività che naturalmente si avrà tra la circoscrizione più piccola e quella più grande, che avranno un solo senatore, indipendentemente dal numero dei votanti. I seggi assegnati nella circoscrizione estero vengono detratti dal numero complessivo dei seggi costituzionalmente assegnati ai due rami del Parlamento. Nello specifico, il diritto di voto è riconosciuto ai cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'AIRE, che vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza. In ogni caso, è fatta salva la possibilità di presentare al consolato di residenza, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione del referendum o delle consultazioni politiche, l'opzione da formalizzare per ogni consultazione di esercizio del voto in Italia presso la sezione elettorale del comune italiano nelle cui liste elettorali il cittadino è iscritto.
Inoltre, possono votare per corrispondenza, sempre previa opzione espressa entro il 32esimo giorno antecedente alla votazione, anche gli elettori, nonché i familiari con loro conviventi, che si trovino temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche, per un periodo di almeno 3 mesi, nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione elettorale. Pertanto, tali elettori ricevono il plico elettorale presso l'indirizzo postale estero da essi indicati nella dichiarazione di opzione. Invece, negli stati in cui a causa di particolari condizioni politico-sociali non è garantito l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga senza turbative, gli elettori ricevono un'apposita cartolina avviso per esercitare il voto facendo rientro in Italia. Tuttavia, la legge prevede che per alcune particolari categorie di elettori, le forze armate di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, nonché gli elettori domiciliati presso le ambasciate e i consolati, la possibilità di votare comunque negli stati dove è escluso il voto per corrispondenza, che saranno i competenti dicasteri, interno, esteri e difesa, a determinare specifiche modalità organizzative a tale scopo. Andiamo alle operazioni di voto che sono complesse. In base al DPR numero 104 del 2003, il Ministero dell'Interno predispone, in collaborazione col Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, un elenco aggiornato degli elettori residenti all'estero aventi diritto al voto, allineandolo con le risultanze presenti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e con quelle degli schedari consolari. Per l'anno corrente, in base al decreto del Ministro dell'Interno del 28 gennaio 2022, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti al 31 dicembre 2021 nell'elenco aggiornato previsto dall'articolo 5 della citata legge 459-2001 sono 5.806.068. Invece gli elettori residenti all'estero aventi diritto al voto, secondo i dati provvisori elaborati al 20 aprile del corrente anno, sono 4.846.009. Se si considera la distribuzione degli elettori nelle varie ripartizioni della circoscrizione estero, la statistica al 60° giorno precedente le consultazioni, nella fattispecie relativa al referendum del 12 giugno 2022, indica che gli elettori sono in America meridionale 1.530.454, in America settentrionale e centrale 433.489, in Africa, Asia, Oceania e Antartide 248.797 e infine in Europa 2.633.269. In effetti la ripartizione Europa si conferma quella di gran lunga più numerosa. Allo scopo di offrire una visione più chiara dell'articolazione del procedimento di voto all'estero, che dicevo complesso, è utile soffermarsi sui suoi principali adempimenti e sulla relativa precisa, molto precisa scansione cronologica. Diventa così più agevole situare le fasi dell'iter procedimentale nel tempo e comprendere il ruolo delle varie amministrazioni che sono coinvolte. In concreto, gli adempimenti possono essere riassunti in questi termini. Tra il 44esimo e il 42esimo giorno precedente alla data del voto, ha luogo il deposito dei simboli presso il Ministero dell'Interno. Tra il 35esimo e il 34esimo giorno precedente alla data del voto, si effettua il deposito delle liste dei candidati presso la Corte d'Appello di Roma. Il 32esimo giorno precedente alla data della votazione sono assunte le decisioni sull'ammissione delle liste dei candidati presentate. Tra il 30esimo e il 29esimo giorno precedente alla data del voto, i delegati di lista possono presentare ricorso all'Ufficio Centrale Nazionale costituito presso la Corte di Cassazione, che finisce di pronunciarsi su di essi entro il 27esimo giorno precedente alla votazione. Il 26esimo giorno precedente alla data del voto, il Ministro dell'Interno consegna al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le liste dei candidati e le schede relative alle ripartizioni della circoscrizione estero. Il 18esimo giorno precedente alla data della votazione in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori residenti all'estero il plico contenente le schede elettorali da votare per corrispondenza. Entro il 10° giorno precedente alla data della votazione in Italia, l'elettore all'estero spedisce la busta con le schede votate. Dopo le ore 16 del giovedì precedente alla data della votazione in Italia, gli uffici consolari inviano al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le buste con le schede votate per corrispondenza dagli elettori all'estero. Le ore 23 del giorno di votazione costituiscono il termine ultimo per l'arrivo in Italia delle schede votate dagli elettori all'estero. Degli adempimenti procedurali appena menzionati, vale la pena di precisare alcuni aspetti pratici. Un primo profilo che è utile conoscere verte sugli aspetti preparatori del voto a cura delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
i quali provvedono alla stampa in apposite tipografie all'estero delle schede di votazione, sulla scorta del modello consegnato dal Ministero dell'Interno entro il 26esimo giorno antecedente alla votazione, e del restante materiale da inserire nei plichi da recapitare agli elettori della circoscrizione estero. Circa la prospettiva, de iure condendo, di affidare al Ministero dell'Interno le operazioni di stampa del materiale elettorale, non posso che concordare convintamente con le riserve già espresse dal ministro Di Maio innanzi a questa giunta, e ciò per due ragioni pratiche. La prima è che si dilaterebbero di molto i tempi rispetto a un procedimento complesso ed è che è caratterizzato da termini obbligati già ridottissimi. La seconda è l'impossibilità di adeguare le modalità di invio alle diverse esigenze dei servizi postali di tutto il mondo. Devo peraltro sottolineare che la carenza di risorse che affligge i consolati è proprio anche delle prefetture e dei comuni, che già devono provvedere con risorse sempre più esigue alle molteplici incombenze previste dalla normativa vigente. Ritorno ora agli aspetti operativi disciplinati dalla normativa attuale. Gli uffici consolari spediscono, apro virgolette, con il sistema postale più affidabile e ove possibile con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità, al domicilio di tutti gli elettori, non oltre 18 giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda e la relativa piccola busta, nonché una busta più grande, affrancata, recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, un foglio esplicativo delle modalità di voto. Un secondo profilo pratico che è bene mettere a fuoco concerne gli adempimenti che sono invece a carico degli elettori, una volta che abbiano ricevuto il plico. In concreto, l'elettore cosa deve fare? Deve innanzitutto esprimere il proprio voto sulla scheda elettorale, votando la lista ed eventualmente esprimendo la preferenza o le due preferenze nelle ripartizioni in cui sono assegnati due seggi. Poi deve introdurre la scheda nella piccola busta e chiuderla. Può inserire nella busta grande, la busta piccola contenente la scheda votata, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto. Deve poi spedire il tutto al consolato competente. Saranno considerate valide le buste pervenute al consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia. Preciso che il termine per l'arrivo delle schede presso il consolato è assolutamente tassativo. Infatti, i responsabili degli uffici consolari provvedono per legge, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede che siano pervenute dopo il suddetto termine delle ore 16 del giovedì. Gli elettori residenti all'estero che a 14 giorni dalla data della votazione in Italia non abbiano ricevuto a casa il plico con tutta la documentazione possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio consolato. Veniamo adesso alla fase successiva al voto, che è quello dello scrutinio, anch'esso complesso. È un momento centrale dell'intero procedimento che appunto per le quali è competente l'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero, che è istituito presso la Corte d'Appello di Roma, composto da 6 magistrati che prende in consegna i plichi provenuti in Italia con appositi aerei. L'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero, dunque, è competente all'organizzazione relativa alla costituzione dei seggi elettorali per lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero. Fino ad oggi, solo presso tale ufficio, sono stati costituiti seggi elettorali, ordinariamente uno per un minimo di 2.000 e un massimo di 3.000 elettori, incaricati di procedere allo spoglio del voto postale contemporaneamente allo scrutinio delle schede effettuato nei seggi istituiti sul territorio nazionale e dunque in caso di votazione in unica giornata dalle 23 della stessa giornata di domenica. Evidenzio, ed è importante sottolinearlo, che nell'ultimo Consiglio dei Ministri tali operazioni sono state significativamente modificate appunto con un decreto legge d'urgenza. Infatti, nel corso degli anni, il numero degli elettori residenti all'estero è costantemente aumentato, passando dai 2.359.807 conteggiati in occasione del referendum del 2003, che fu la prima applicazione della legge 459, agli attuali 4.846.009 risultanti dai dati aggiornati al 20 aprile 2022. Ciò ha reso eccessivamente onerosa l'attribuzione di tutti gli adempimenti alla sola Corte d'Appello di Roma, non solo per l'impegno richiesto ai magistrati e al personale amministrativo, ma anche per la difficoltà di ordine logistico legate all'individuazione di spazi idonei a consentire la costituzione di un rilevante numero di seggi e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. Si è così ritenuto di distribuire le operazioni di spoglio tra più corti d'appello, individuando le sedi di Napoli, Firenze, Bologna e Milano, in quanto città di adeguate dimensioni, munite di aeroporto e ben collegate con Roma. È stata quindi prevista la costituzione di 4 uffici decentrati, incaricati delle sole operazioni di spoglio, mentre tutte le attività precedenti e successive allo spoglio
delle schede resteranno concentrate presso l'ufficio centrale presso la Corte d'Appello di Roma. In particolare si è ritenuto necessario suddividere la ripartizione Europa, quella più numerosa delle altre, tra le sedi decentrate di Milano, Bologna e Firenze, mentre la sede di Napoli provvederà allo spoglio per la ripartizione America settentrionale e centrale e per quella Africa, Asia, Oceania e Antartide, mantenendo la competenza relativa alla ripartizione America meridionale, quella di maggiori dimensioni, una volta suddivisa in tre la ripartizione Europa, all'ufficio centrale di Roma. La norma approvata detta anche le disposizioni di raccordo necessarie all'attuazione di tale innovazione e al fine di consentire i complessi adeguamenti organizzativi necessari prevede che per le imminenti consultazioni referendarie si continua ad applicare la normativa previgente. Come accennato, anche con il nuovo riparto dello spoglio delle schede rimane attribuita all'Ufficio Centrale di Roma la redazione del verbale ufficiale del numero degli elettori che hanno votato all'estero e dei risultati della votazione, che nel caso di referendum viene trasmesso anche all'Ufficio Centrale per il referendum che è istituito presso la Corte di Cassazione, procedendo, in occasione delle elezioni politiche, alla proclamazione ufficiale degli eletti nella circoscrizione estero. Ora, per completezza di informazione, è preciso che il nuovo sistema si applicherà a partire appunto dalle consultazioni elettorali referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del citato provvedimento d'urgenza in corso di pubblicazione. In fase di scrutinio, il Ministero dell'Interno provvede a diffondere in maniera progressiva rispetto ai dati di scrutinio che pervengono durante lo spoglio i risultati non ufficiali del voto espresso all'estero. Veniamo a qualche cenno sui dati sulla partecipazione al voto, che ritengo utile illustrare a questa giunta, e sui risultati delle ultime elezioni per la Camera e il Senato del 4 marzo 2018 allo scopo di meglio mettere a fuoco gli esiti elettorali del sistema esistente. Come accennato, il numero degli elettori all'estero è aumentato negli anni, ma in valore assoluto il numero dei votanti è rimasto più costante. Analizzando i dati riferiti alla partecipazione al voto delle elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica tenutesi negli anni 2006, 2008, 2013 e 2018, emerge un sostanziale allineamento delle percentuali di votanti per i due rami del Parlamento in relazione alle corrispondenti tornate elettorali, con valori sostanzialmente oscillanti tra il 40% circa delle prime due tornate elettorali e il 30% di quelle del 2018. Inoltre, se si considerano le 8 consultazioni referendarie effettuate tra il 2003 e il 2020, molte delle quali aventi plurimi quesiti, l'analogo rapporto tra elettori e votanti fa registrare valori tendenzialmente inferiori a quelli appena citati in relazione alle elezioni politiche. Infatti si va da una partecipazione massima del 30,76% in occasione del referendum del dicembre 2016, confermativo della legge di riforma costituzionale, a un'incidenza del 19,73% nell'aprile 2016 in occasione del referendum sulla durata delle trivellazioni in mare. Concludo con le prospettive di riforma. Quello fin qui esposto è il quadro sintetico, per quanto possibile, dal punto di vista giuridico e formale, che emerge dalla legislazione vigente sul voto degli italiani all'estero. Siamo peraltro consapevoli che l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione popolare al voto, in un contesto, ripeto, di stretta coerenza con i principi costituzionali sopra richiamati e quindi di nuovo le caratteristiche di personalità, uguaglianza, libertà e sicurezza del voto, quindi questa l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione rende ancora più essenziale la ponderazione attenta della compatibilità tra semplificazione del procedimento elettorale mediante nuovi strumenti tecnologici di espressione del voto e i principi fondanti della Costituzione in ordine alla partecipazione democratica dei cittadini alla vita del Paese. In concreto, anche in coerenza con il dibattito in corso in sede parlamentare, la novità principale concerne il cosiddetto voto elettronico. Come sapete, la legge 27 dicembre 2019 numero 160 ha previsto l'introduzione in via sperimentale di modalità di espressione del voto in via digitale dal turno elettorale del 2022. In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Interno ha adottato, di concerto con il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, un decreto contenente le linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, successivamente estese anche le elezioni regionali e amministrative con un decreto integrativo del 21 ottobre 2021. In particolare è stato delineato un percorso graduale prevedendo una prima fase di simulazione in zone limitate nelle quali il voto elettronico viene espresso in parallelo a quello tradizionale senza avere valore giuridico, seguita da una seconda fase di sperimentazione con il voto elettronico che si sostituisce a quello cartaceo. Successivamente il Ministero dell'Interno ha elaborato uno studio di fattibilità anche sui requisiti tecnici del sistema di voto elettronico, sottoponendolo alla valutazione dell'Agenzia per la
Cyber Security per la cibersicurezza nazionale, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Nelle riunioni tecniche tra le suddette amministrazioni sono emerse rilevanti criticità, specie sul piano della sicurezza da attacchi informatici. Di conseguenza sono ancora in corso ulteriori complessi approfondimenti tecnici per una ponderata comparazione tra i potenziali rischi e le possibili mitigazioni, anche alla luce dell'attuale grave situazione di politica internazionale. Si tratta infatti di procedere a un'approfondita attività di risk assessment che risulta quanto mai opportuna in questo particolare momento. Ritengo interessante fornire anche un dato comparativo. Un percorso analogo a quello da noi avviato in chiave di sperimentazione e prudente implementazione è stato eseguito da numerosi altri stati europei ed extraeuropei, tra i quali Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti d'America, facendo anche lì registrare significative criticità. Sempre ragionando de iure condendo, una possibilità meritevole di approfondimento concerne la cosiddetta opzione inversa, di cui vi ha parlato anche il ministro Di Maio, che come noto legittima la partecipazione del voto agli elettori residenti all'estero solo coloro che abbiano provveduto a una preiscrizione. Sotto un profilo eminentemente tecnico, ritengo che una simile innovazione comporterebbe certamente una consistente riduzione delle schede da inviare per posta e dunque un plausibile risparmio di spesa. D'altro canto, però, devo sottolineare il rischio di una riduzione del numero dei partecipanti al voto, almeno potenziale. Di conseguenza si tratta di valutare il giusto punto di equilibrio tra i due termini della questione, cioè tra l'opportunità di semplificazione e la possibile riduzione della partecipazione al voto, ma questo evidentemente resta all'attenzione e alla valutazione del Parlamento. Operare questo prudente bilanciamento appunto sarà compito del legislatore, che sarà pertanto chiamato a individuare il punto di equilibrio più opportuno che conseguirebbe l'attuazione di un simile meccanismo. Appartiene all'ambito delle possibili semplificazioni anche la possibilità di inserire un QR code all'interno della busta interna preaffrancata da spedire all'elettore al fine di identificarlo in modo univoco. Si tratta di uno strumento che necessita di approfondimento sotto i profili delle modalità di impiego, della fattibilità e della sicurezza, oltre che degli eventuali oneri conseguenti, fermo restando le valutazioni al riguardo saranno espresse in sede parlamentare. Presidente, concludo questa mia illustrazione dicendo che la legge 459 nella sua ultraventennale esistenza ha maturato una significativa esperienza applicativa e ha subito modifiche migliorative. Spero di appunto di avervi fornito un quadro sufficientemente chiaro degli adempimenti di competenza del Ministero dell'Interno connessi al procedimento di voto per gli italiani all'estero e di avervi anche indicato alcune delle più rilevanti prospettive di riforma rispetto alle quali il Parlamento potrà assumere le scelte che riterrà più opportune. Resta fermo che il Ministero dell'Interno non mancherà di offrire il proprio contributo su una materia tecnicamente complessa e anche politicamente delicata, in quanto attiene naturalmente all'esercizio della sovranità popolare. Vi ringrazio molto per l'attenzione. No, siamo noi che la ringraziamo, onorevole Scalfarotto. Io direi che potremmo procedere così. Noi abbiamo da ascoltare ancora l'intervento del dottor Orano. Se ci sono delle domande magari specifiche che vogliamo fare all'onorevole Scalfarotto, possiamo avanzarle, eventualmente diciamo nell'interlocuzione può intervenire anche ovviamente il dottor Orano. Quindi non so se c'è qualcuno che vuole intervenire. Ricordo che oltre ai presenti c'è anche la collega Siracusa che è collegata in via telematica. Prego, onorevole Maggioni. Sì. Grazie Presidente, ringrazio il sottosegretario Scalfarotto. Faccio due considerazioni sulla base di quanto emerso dalla sua relazione. La prima considerazione è che lei nell'esporre i numeri ha in modo chiaro evidenziato come non ci sia rappresentatività, cioè o meglio non ci sia una chiara proporzionalità, una giusta proporzionalità tra il numero degli eletti e gli elettori. Perché abbiamo potuto sentire come i numeri importanti siano e preponderanti siano localizzati in Europa, mentre invece si va ad eleggere, a prescindere dal numero degli elettori, lo stesso numero di parlamentari negli altri continenti. Facendo una battuta, un po' come se in Italia la Valle d'Aosta, il Molise avessero gli stessi eletti, della Lombardia, del Lazio. Avremo qualche problema di rappresentatività. La seconda considerazione riguarda la sicurezza del voto elettronico, che lei ci ha esposto come qualcosa che in particolare nel periodo che stiamo vivendo va maneggiata con cura e quindi prima di introdurla bisogna
fare parecchi approfondimenti. Le chiedo però una valutazione su quanto è emerso durante l'audizione del ministro Di Maio, proprio ieri, in merito alla impossibilità di garantire la segretezza e la personalità del voto degli italiani all'estero. Questo è un elemento su cui ieri si è dibattuto parecchio, su cui il ministro Di Maio ha insistito, e credo che sia il vero rischio per la credibilità del sistema del voto degli italiani all'estero. Quindi le chiedo se anche lei conferma questo rischio oppure se è di un avviso diverso. Grazie. Magari raccogliamo insieme. Possiamo sentire Assolutamente sì, parlare. prego. Grazie, Prego, non le scappare. disproporzionalità naturalmente con la riforma del numero dei parlamentari c'è quanti sono i parlamentari della stessa cosa più poco. Abbiamo una legge che dice che ogni partizione che si terza circoscrizione salvo queste cose ci sono due norme, una costituzionale e una ordinaria che ci costringono, cioè possiamo dal punto di vista etico non si può fare nient'altro, perché questo che mi sono permesso di dire salvo che il Parlamento non modifichi la legge ordinaria, quella che ci dà la condizione almeno un eletto in ogni circoscrizione, noi dovendo essendo tenuti la applicazione della legge e della presenza secondo me non possiamo fare questo. È chiaro che i numeri di sinistra fatto di essere passati soltanto a 4 senatori da 6, mentre prima c'erano quei due seggi in più che consentivano di premiare in questo senso le maggiori e quindi di ridurre l'effetto di proporzionalità, in questo caso, mentre Sei diciamo, spostato troviamo una scheda carente con una costituzionale, una e c'è uno. legge ordinaria che ci dice di fare così, non possiamo fare così. Quello che posso fare io è evidenziare il problema, sottoporlo al Parlamento per la sua discrezionalità alla possibilità di modificare la norma. C'è un C'è, problema che l'evidenza esiste, possiamo farlo di risolvere. Sul potere quadro, come dicevo, per noi l'articolo 48 della Costituzione è una stella polare. Si apre dicendo che il voto tradizionale di un uomo di questo tempo. La nostra posizione non conosceremo, poi così comincia. E quindi la decisione presso la garanzia di queste quattro caratteristiche Fondamentale. ugualmente è per noi imperativo. È evidente che la garanzia di quelle quattro caratteristiche, personalità, uguaglianza, libertà e segretezza, si ottiene in modo perfetto con il voto quindi si entra nella cabina elettorale, siamo sicuri che la persona Di persona sono che su si iscrive garantito. veramente e non siamo tutti uguali, e se Sempre sarà per sarà sempre così. siamo dietro fotografare e di altro per mantenere queste quattro caratteristiche. Nel momento in cui si introduce il voto per corrispondenza, è evidente che la soluzione è subottimale, ma non ci visto Di Maio, visto che ieri si parlava della possibilità di costruire seggi all'estero. Per motivi che si praticamente impossibile, ma un sempre numero, una questione di sicurezza, tra un esclamento, trovarci sul territorio estero, quindi possiamo chiedere alla polizia o all'esercito di un altro paese di costruire i nostri seggi. Poi spesso le partizioni sono amplissime, pensi a fare dei seggi nella circoscrizione oceanica, Asia, ci sono stati lo scorso Tunisia di questo Topia. mese. Quindi quello che noi dobbiamo, di cui non possiamo che prendere atto, chiedo scusa, è quello di identificare modalità di voto, auspicabilmente anche sperando che la tecnologia ci venga in soccorso, per poter ottenere questo risultato. Tuttavia, va detto che per noi, pur
comprendendo che la necessità di ampliare la platea ci spinge a nuovi strumenti, anche di mantenere la maggiore segretezza possibile, è importante che però questo meccanismo, che è così ben oliato, perché devo dire al Ministero dell'Interno noi siamo molto orgogliosi di come le elezioni vengono amministrate, organizzate in Italia, credo che il Ministero dell'Interno abbia un'importante reputazione da questo punto di vista. È chiaro che prima di adottare tecnologie nuove che non ci diano sufficienti garanzie di una integrità del procedimento elettorale, proprio per la sua fondamentale importanza, perché il procedimento elettorale è il procedimento col quale noi esprimiamo, diciamo così, la sovranità popolare e quindi decidiamo quello che è l'assetto politico del paese, è chiaro che mi sento di dire che non si potrà assumere una soluzione di questo tipo fin tanto che non ci sentiremo al 100% sicuri che appunto non presenti dei rischi. Bene, onorevole Fontana, prego. Poi c'è l'onorevole Siracusa. Sì, allora innanzitutto sì, ringrazio il sottosegretario Scalfarotto e il prefetto Arano, e devo dire li ringrazio, loro tramite ringrazio tutta la catena del Ministero dell'Interno che è assolutamente sempre massimamente impegnata in questi momenti elettorali, specialmente quelli nazionali, anche questo che riguarda gli italiani all'estero, perché vedete il sottosegretario Scalfarotto ha riepilogato in maniera meticolosa il meccanismo di voto all'estero e questo è servito, noi ne siamo consapevoli, ma serve anche agli atti del nostro lavoro per capire quanto i problemi sono complessi, quanto il problema e la questione principale sta in una serie di norme che ormai sono superate o che si sono rilevate fuori dal tempo. Ecco, questo è il vero punto. Il sottosegretario Scalfarotto giustamente dice ma le amministrazioni, quella degli esteri, quella dell'interno nella fase iniziale, quella degli esteri nella fase di gestione, quella della giustizia nella fase dello scrutinio, possono a volte sono travolte da un meccanismo che è sbagliato e che si è prestato a quello che purtroppo in sede di giunta delle elezioni abbiamo dovuto verificare, a volte anche quasi impotenti. Quindi è chiaro che grazie a questi passaggi, a queste audizioni, mi auguro che cresca la consapevolezza di operare dal punto di vista legislativo. Già una prima cosa è stata fatta dal punto di vista legislativo, che è il decreto, per esempio, e ringrazio il governo per avere recepito, diciamo, in tempi quasi con immediatezza le indicazioni che venivano dal nostro lavoro per quello della divisione delle circoscrizioni. Era una cosa assurda che ci trovassimo di fronte a 1700 sezioni tutte concentrate in un unico luogo, e poi era chiaro che c'era un alto tasso di rinuncia, ma probabilmente è a tasso di rinuncia perché lì tutti erano concentrati. Poi se magari vediamo il tasso di rinuncia che viene nel resto delle sezioni, magari è simile, però il fatto che rinunciassero in centinaia tutti in quel posto era un elemento sicuramente complicato, e ci auguriamo e penso che a questa divisione di scrutinio possa aver aiutato. Per quel che riguarda il voto elettronico, mi confortano le affermazioni del sottosegretario Scalfarotto, perché la stella polare ha giustamente individuato bene questo punto di riferimento, quello della Costituzione e delle caratteristiche che deve avere per la Costituzione il voto, e quindi è chiaro che se da un punto di vista così di prospettiva di modernizzazione si deve sempre guardare a quello che è l'applicazione della tecnologia, perché l'applicazione della tecnologia, per esempio, vedo qua il prefetto Arano ci ha reso possibile per esempio dei passi in avanti straordinari nella rendicontazione dei risultati elettorali, nella pubblicazione dei risultati benché provvisori, ma che comunque sono importantissimi per la notte degli scrutini, eccetera. E qui il Ministero dell'Interno ha fatto
un lavoro straordinario col meccanismo di Eligendo, con una grande, dei grandi passi in avanti che hanno consentito a tutti i cittadini, e specialmente a un momento come lo scrutinio, che la trasparenza deve essere innanzitutto un punto fondamentale. Quindi gli approfondimenti e l'attenzione sulle ipotesi di voto elettronico è sicuramente opportuna. E su questo, ecco, noi abbiamo esaminato proprio ieri in prima commissione in maniera sommaria le risultanze del lavoro sulla commissione sull'astensionismo. Ecco, su questo e dell'ipotesi della digitalizzazione della tessera elettorale è strettamente collegato anche al problema che è negli italiani all'estero, sul voto degli italiani all'estero, che è quello del riconoscimento con il QR code, con strumenti magari informatici, eccetera, che consentono nella fase di scrutinio di evitare quella grande difficoltà che c'era poi per stabilire i votanti e per poi procedere allo scrutinio. Questa era una fase molto concitata e complessa che spesso ha dato origine a grande confusione. Quindi già questi passi in avanti e questi spiragli che per quello che possono fare le amministrazioni hanno fatto è sicuramente positivo. Adesso penso che, Presidente, toccherà al Parlamento e alle forze politiche dare concretezza e delle soluzioni concrete a quelli che sono le problematiche che ormai mi sembrano evidenti. La ringrazio, Fontana, non so se non è Scalfarotto. No. Perfetto. Non mi pareva di cogliere una domanda specifica. No, anzi. Onorevole Siracusa. Sì, grazie Presidente. Grazie Onorevole Scalfarotto per il suo intervento. Io volevo, vabbè, prima di tutto, lei nella descrizione del processo elettorale ha ovviamente spiegato che quello che fa anche un italiano all'estero quando vota e quando poi invia il plico, io l'ho già detto ieri durante l'audizione del Ministro Di Maio, quando si invia il plico sostanzialmente non c'è un tracciamento di quel plico, quindi l'elettore non sa effettivamente se quel plico arriva al consolato, non sa se quel plico arriva a Roma, non sa se quel plico viene effettivamente contato come voto. E io penso che questa sarebbe l'idea di introdurre un'informatizzazione e un tracciamento del plico elettorale, sarebbe una misura che dovremmo seriamente pensare di adottare anche per evitare compravendite di plichi, perché nel momento in cui un elettore che non ha ricevuto il plico può, tramite un tracciamento del plico, sapere che qualcuno ha votato al posto suo, potenzialmente potremmo anche introdurre delle soluzioni di annullamento di una scheda, perché se io elettore vedo che qualcuno ha votato al mio posto, posso segnalarlo e dire no, quella scheda lì deve essere annullata. È ovvio che ci vuole, banalmente, io non sono un informatico, ma con un sistema di lettura ottica di codice a barre e un software che gestisce tutte queste problematiche si potrebbe già risolvere un grande problema. Poi ovviamente lei ha detto, parlando dell'opzione dell'opzione inversa, ovviamente giustamente ha detto che a livello tecnico sarebbe un'opzione meritevole, e parlava della riduzione della partecipazione. Io penso che in questo momento il nostro principale obiettivo debba essere quello di assicurare la regolarità del voto all'estero, più che cercare di mantenere, aumentare la partecipazione, anche perché la partecipazione all'estero è già bassa, e non penso che, ed è bassa anche per l'eterogeneità con cui la comunità all'estero si caratterizza. Noi quando parliamo di 6 milioni di italiani all'estero pensiamo sempre agli italiani emigrati all'estero, quando invece sappiamo che gli italiani che hanno vissuto in Italia e che sono emigrati all'estero sono poco più del 50%, quindi 3 milioni. I restanti sono spesso cittadini stranieri che hanno la cittadinanza italiana. Tra l'altro tra i cittadini che sono iscritti all'AIRE per immigrazione contiamo anche cittadini stranieri che, naturalizzati italiani per residenza, poi decidono di emigrare nuovamente dal nostro paese. Quindi è davvero complessa la comunità degli italiani all'estero, quindi non sorprende che la partecipazione poi al voto sia molto bassa. Ma io voglio farle, e ovviamente è uno dei temi sollevati in giunta, ma anche dalla commissione guidata dal professor Bassanini, era proprio quella anche di valutare una riforma delle modalità di riconoscimento della cittadinanza ai cittadini che vivono all'estero. Ma la mia domanda è questa, ecco, secondo me poi dobbiamo parlare di soluzioni. Noi in questo momento inviamo milioni di plichi a degli indirizzi
Non verificati perché non sappiamo effettivamente chi ci vive, perché se non vengono aggiornati regolarmente, e non lo sono, non sappiamo chi ci vive. Quindi noi inviamo dei plichi elettorali a indirizzi sostanzialmente non verificati e casuali. Qualche italiano lo troviamo, qualche italiano non lo troviamo e non sappiamo qual è la percentuale. Io mi chiedo, nel caso non si introduca l'inversione inversa, quindi nel caso in cui non si introduca questo sistema, qual è il modo per assicurarci che il plico arrivi al legittimo destinatario? E questa è una domanda. Secondo me, un altro dei problemi che abbiamo oggi è che il plico elettorale sostanzialmente contiene tutto il necessario per poter esercitare il diritto di voto. Cioè, noi abbiamo una busta dove c'è la scheda elettorale e il certificato elettorale. Quindi sostanzialmente chiunque riceva il plico elettorale può usarlo. Quindi sarebbe, secondo me, interessante come primo passo fare in modo che il certificato elettorale, così come avviene in Italia, che ogni cittadino italiano ha il proprio certificato elettorale, venga in qualche maniera disgiunto dal plico elettorale. Ovviamente, se si dovesse introdurre un'inversione dell'opzione di voto, questa cosa si potrebbe facilmente fare. Nel momento in cui un italiano si scrive, si registra, esercita l'opzione di voto, gli potrebbe essere assegnato un codice a barre, un certificato elettorale che di volta in volta può inserire nel plico elettorale quando riceve la scheda. Ma con questo sistema, appunto, io mi chiedo, se non dovesse essere introdotto l'inversione dell'opzione di voto, come possiamo garantire di non inviare plichi a cittadini stranieri, a non legittimi destinatari? Qual è la soluzione tecnica senza l'inversione dell'opzione di voto? Grazie. Grazie, Siracusa. Allora, prima di dare la parola al sottosegretario Scalfarotto, direi che poi a seguire il dottor Orano può fare la sua relazione e magari se lo ritiene di intervenire anche su alcune delle questioni che sono state poste dai colleghi. E quindi diciamo all'onorevole Scalfarotto che se rimane con noi siamo felicissimi, se poi invece ha altri impegni lo assolviamo, diciamo, dalla presenza. Vorrei però aggiungere una mia domanda, considerazione al sottosegretario e anche al dottor Orano, cioè la domanda è del tutto evidente che questa giunta non avrà nessun tipo di potere dal punto di vista legislativo, nel senso che stiamo facendo un'indagine conoscitiva. Quello che ci eravamo ripromessi fin dall'inizio, devo dire all'unanimità, è quello di cercare di raccogliere tutte le possibili questioni che afferiscono alla criticità conclamata, verificata, nota a tutti del voto all'estero. E poi consegnare al Parlamento e alle commissioni competenti eventualmente delle nostre possibili proposte che sappiamo perfettamente non possono essere risolutive e lì ci sarà necessità, probabilmente nella prossima legislatura, di un intervento sistemico sul tema degli italiani all'estero, che deve farsi carico anche delle modifiche costituzionali, che comunque lo ricordavano le Scalfarotto, di fatto abbiamo trasformato in collegi uninominali. L'elezione di quando noi abbiamo da eleggere quattro rappresentanti e abbiamo, diciamo, la esigenza di eleggerne uno, abbiamo evidentemente trasformato in collegi nominali. Ma lasciamo perdere questo. Quindi sono questioni sostanziali che andranno affrontate. Ma la domanda che volevo fare è anche se per tutta una serie di problematicità, per esempio, noi quando abbiamo verificato facendo la validazione dei voti, ci siamo resi conto che ci sono stati proprio errori macroscopici nell'esame che è stato fatto dalle varie, nei vari seggi rispetto alle liste che erano scambiate, c'erano dei voti che andavano da una parte invece all'altra e via dicendo. Ecco, volevo sapere per quel minimo che si può fare per migliorare, diciamo, il procedimento. Al di là delle grandi e importanti innovazioni che dovremo fare sul piano legislativo, c'è qualcosa che si sta facendo al Ministero dell'Interno e c'è qualcosa che può essere fatto, tra virgolette, anche a legislazione invariata, se così possiamo dire? Grazie. Allora, io do qualche risposta, poi passo volentieri la parola al prefetto Orano perché alcune delle questioni sono veramente molto tecniche. Però qualche elemento, diciamo così, più politico di valutazione di merito mi pare l'onorevole Siracusa l'abbia sollevato. In particolare quello relativo al bilanciamento tra partecipazione e sicurezza. Dice l'onorevole Siracusa, io credo che sia più importante garantire la sicurezza del voto che dovendo scegliere, diciamo così, darei una prevalenza a questa. Su questo io mi sento di dire che questa è una di quelle valutazioni che sono tipicamente
rimesse al Parlamento, nel senso che esistono in questo momento in Commissione Affari Costituzionali proposte di legge che si riferiscono per esempio al voto dei fuorisede, che sono chiaramente ispirate a un principio di promozione della partecipazione. Talvolta, devo dire, se le guardo con occhio puramente tecnico, anche a scapito, diciamo, della sicurezza, per cui questa è veramente una valutazione politica, e cioè, ripeto, la massima sicurezza è ovviamente data dal voto fisico nel seggio, protetto, diciamo, con le forze dell'ordine a garantire il procedimento. Per cui la mia valutazione personale, diciamo, parlando a nome del governo, lascia il tempo che trova, però penso che questa debba essere rimessa proprio alla valutazione del Parlamento, e dire: se noi adottassimo l'opzione inversa, io quello che posso dirvi è che certamente il procedimento diventerebbe più snello. Credo che ovviamente ogni qualvolta si pone un onere al fine dell'esercizio del diritto di voto sulle spalle dell'avente diritto, si corre il rischio che appunto il titolare non eserciti quell'onere perché lo ritiene gravoso. Di questo però penso che debba fare una valutazione la politica, debba fare una valutazione il legislatore. Dico che è una cosa che si può fare, si è fatta per esempio per l'elezione dei comites, esiste nella, diciamo, in letteratura, per cui da questo punto di vista si potrebbe fare. Quando poi l'onorevole Siragusa mi chiede della separazione, per esempio, tra il tagliando, mi chiedeva innanzitutto se si può sapere se l'elettore ha votato. Beh, di fatto che l'elettore, se il plico è arrivato, il voto è stato conteggiato, lo si può sapere, perché nella busta grande, oltre alla busta piccola, viaggia anche il talloncino. Il talloncino viene spuntato, per cui che l'elettore abbia esercitato il diritto di voto a posteriori, diciamo, una volta che la scheda sia stata spogliata, non prima ma dopo, io posso saperlo. Si può migliorare? Certo. Un tracciamento si potrebbe, di tipo, diciamo così, elettronico, il QR code alla fine servirebbe proprio a questo, è una cosa appunto che secondo me va valutata, si può sicuramente, la tecnologia qui ci assiste. Dove invece mi piace sollevare un tema è quello della separazione tra il certificato elettorale e la scheda, perché io devo dire la verità, ero anche un po' preoccupato di venire qui quest'oggi e farvi quella lunga lista della spesa con tutti quei termini che avete visto, sono molto molto stretti. Immaginate che cosa succederebbe a quello scadenzario se noi aggiungessimo che le spedizioni dei plichi non sono una ma due, perché bisognerebbe mandare prima il certificato elettorale in modo da separarlo dalla scheda, ma poi arriverebbe anche la scheda, poi arriverebbe allo stesso indirizzo. Quindi mi chiedo anche se sarebbe poi effettivamente utile questo doppio invio, perché o lo mandiamo a due indirizzi diversi, ma poi evidentemente l'indirizzo è uno. Poi il prefetto Rano ci racconterà anche meglio di come queste liste vengono aggiornate. È evidente che anche lì il cambiamento di indirizzo da parte dell'italiano residente all'estero, come per chiunque di noi che cambiamo residenza, se non ci facciamo parte diligente nel comunicarlo, l'amministrazione, in particolare all'estero, ha difficoltà a capire se qualcuno abbia cambiato residenza. Ma sono certo che il prefetto Rano ci dirà ancora qualcosa. Però voglio dire invece una cosa al Presidente, che sollevava appunto il tema nuovamente dell'onorevole Maggioni sulle quattro ripartizioni del Senato che diventano elettrici di un unico parlamentare. Per fare un esempio, una possibile modifica che il Parlamento potrebbe decidere di valutare è quella non di aumentare il numero dei seggi per ripartizione, ma di cambiare il numero delle ripartizioni. Per cui se il Parlamento decidesse che le ripartizioni non sono più quattro, ma sono tre, accorpando per esempio le due più piccole, l'America settentrionale e il resto del mondo, come la chiamo io, cioè Africa, Asia e Oceania, in una terza, i senatori sarebbero comunque quattro, le ripartizioni sarebbero tre e potrebbero darsi 1-1-2. Quella potrebbe essere una possibile soluzione, che però ovviamente il governo rimette completamente all'apprezzamento del legislatore. Però per dire, soluzioni legislativamente possibili sulla carta esistono, bisogna valutare se appunto il legislatore ritiene di applicarle. Lì, si va di bene, si tratterebbe della modifica di una legge ordinaria, neanche di una legge, certo, costituzionale, quindi volendolo fare si potrebbe fare. L'ultima cosa,
Certamente lo spoglio delle appunto dei seggi in questo grande hangar romano, adesso speriamo che con queste nuove normative renda la cosa più semplice. È chiaro che lo spoglio manuale può talvolta portare, auspicabilmente sempre nel numero inferiore possibile, ma schede contestate sono una cosa che esiste, diciamo così. So che diciamo, in altri paesi esistono anche strumenti tipo la lettura ottica o cose di questo tipo delle schede, ma questo non riduce necessariamente la punzonatura. Per esempio negli Stati Uniti si utilizza, ma talvolta viene lamentato il fatto che il punzone non colpisce la scheda nel modo corretto. Quindi temo, diciamo così, che fin tanto che non troviamo uno strumento di lettura che sia affidabile, qualche problema possa, diciamo, in natura sempre presentarsi. Però per il resto, diciamo, per i maggiori dettagli lascerei al prefetto Rano, che di questi temi si occupa da tempo con grande perizia e autorevolezza. Prego, onorevole Siragusa, possibilmente in maniera sintetica, prego. No, sintetica. Grazie onorevole Scalfarotto per la risposta. Volevo solo dire che ci sono dei principi e poi ci sono delle modalità con cui possono essere applicati questi principi. Ad esempio, quando io parlo di dividere l'invio del certificato, di dividere il certificato elettorale dall'invio della scheda elettorale, non significa di fare due, non intendo dire che inviamo tutte a ogni elezione due spedizioni diverse, ma magari si possono prevedere dei sistemi dove, ad esempio, l'italiano che si iscrive all'AIRE viene dotato o di un codice che può stampare o di un libretto con dei codici che sono il certificato elettorale, che ne so, 10 certificati elettorali, 20 certificati elettorali, che di volta in volta nelle elezioni può aggiungere o semplicemente stampare. Ci sono delle modalità tecniche che possono essere individuate, però un conto è il principio, ok, di rendere il plico inutilizzabile senza una verifica dell'identità, e un conto è la soluzione tecnica, che poi ci saranno le persone che possono trovare la soluzione migliore. E sull'inversione dell'opzione di voto e della partecipazione, non dobbiamo anche dimenticarci che a oggi ci sono tanti italiani all'estero che vorrebbero votare, ma non ricevono il plico, e quindi gli viene impedito il diritto di voto perché non ricevono il plico elettorale, perché non c'è un tracciamento, perché probabilmente tra i milioni di plichi che inviamo e indirizzi anche non verificati qualcuno va perso. Quindi volevo solo sottolineare questi due aspetti, grazie. Fulminio, sì, col QR code si risolverebbe il problema, quindi è uno dei problemi, esatto. Per chi non riceve il plico, come dicevamo prima, può andare al consolato a ritirarlo, tant'è che abbiamo detto che hanno diritto di voto anche coloro che non sono residenti all'estero, ma che sono all'estero in quanto fuori sede per motivi di studio, di lavoro, per motivi sanitari, e quindi si prova, chi non dovesse riceverlo nei 14 giorni antecedenti al voto può sempre farlo. Però certo, non dimentichiamo in testa a tutto questo che stiamo parlando di un'operazione che riguarda milioni di persone sparse sull'intero globo terraqueo. L'elettore che fosse, non so, un missionario nella foresta equatoriale avrebbe diritto di votare come la persona che vive nel centro di Londra, e quindi la complessità di raggiungere tutti gli elettori che sono uguali davanti alla legge è sicuramente una complessità dalla quale non riusciremo a sfuggire in nessun modo. Sì, mi permetto di aggiungere che sono giustissime le considerazioni dell'onorevole Siragusa. È anche vero che per noi italiani, se perdiamo la tessera elettorale, comunque dobbiamo farci carico di andare all'anagrafe e farcela ridare. Se arriviamo al trentesimo, adesso non so, quindicesimo timbro, dobbiamo comunque andare, quindi diciamo l'onere per l'elettore, diciamo, in talune situazioni estreme lo abbiamo anche in Italia, cioè nel senso che poi se uno non va a prendere la tessera elettorale non vota, e quindi dopodiché le considerazioni io sull'esigenza della sicurezza a cui dobbiamo tendere, per essere molto chiari, io le sottoscrivo assolutamente, e mi pare però che alcuni piccoli ma importanti accorgimenti comincino quantomeno a prendere atto di una situazione che era eccessivamente precaria, cercando di dare delle soluzioni nei limiti del possibile, che sono anche quelli, diciamo, dell'iniziativa amministrativa e non necessariamente legislativa, perché poi abbiamo anche questo problema.